Dodicesimo appuntamento con il campionato di eccellenza Girone B. Buone notizie dal Golfo di Gaeta. Vincono entrambe le formazioni. Il Formia finalmente per la prima volta in questo campionato va a vincere fuori dalle mura amiche 4-1 sul terreno dell'Arce. Una partita iniziata bene perché dopo mezz'ora il Formia era già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Maggino e di Zaccaro. Poi ha provato l'Arce a riaprirla con Di Stefano, ma non c'è stato nulla da fare. Il Formia si è difeso bene nel corso della ripresa e poi ha assestato negli ultimi 5 minuti della partita i due colpi del KO con Cavezza e Coppola. Dicevamo buone notizie dal Golfo perché anche il Gaeta ne fa 4 e ne fa 4 a uno degli avversari più difficili di questa prima parte del campionato, perché stiamo parlando della Serpentara Bellegra Olevano che inciampa Gaeta per 4-2, una partita veramente strepitosa degli uomini di Mister Melchiona che danno forse per la prima volta realmente l'impressione di quello che questa squadra può fare in questo campionato. Primo tempo finito addirittura 3-0 con la rete al 16° di Salese con un magistrale calcio di punizione come era già successo ad Itri, poi la doppietta di Cabango proprio in chiusura di prima frazione. Ci prova la Serpentara con Cestrone ad aprire il match, ma non c'è nulla da fare. Cirelli porta sul 4-1 la gara, poi un calcio di rigore di Piva che serve soltanto a sanzionare il risultato definitivo di 4-2. Un Gaeta splendido, speriamo si riesca a mantenere sempre su questi livelli sin dalla prossima giornata di campionato. Per quanto riguarda l'Itri, peccato perché avremmo potuto parlare quest'oggi finalmente di un trist di vittorie che non c'è mai stato, lo ricordo, in questo campionato finora, ma l'Itri pareggia e deve anche ringraziare per fortuna questo pareggio perché lo raggiunge al 95° con la rete di Rossini, una nuova Itri che aveva terminato 0-2 il primo tempo con Di Roberto e Caligiuri in gol per il Rocca Secca al 13° e al 39° della prima frazione, poi ha aperto il secondo tempo Marciano al 5° con la rete della Speranza, Speranza che si è tramutata in un pareggio grazie a Rossini al 45° più 5 di recupero. Classifica che però continua a non sorridere alla nuova Itri, sempre ultima in classifica. Formia che ha invece davvero un posto di rilievo in questa graduatoria, Gaeta che distanzia ancora di un altro punto la zona playout, adesso ha più 2 e deve stare comunque attenta a non farsi risucchiare. Per quanto riguarda il vertice, il Cassino con la vittoria di oggi sull'Aprile in recupero, Cassino in svantaggio 0-1 alla fine del primo tempo, poi 2-1 per i biancocelesti, mette una serie ipoteca perché si porta più 5 sul Colleferro che ha pareggiato a Pomezia. È tutto per il punto sulla 12ª giornata del campionato di eccellenza Girone B. Un saluto a tutti gli amici del Gazzettino del Web e a tutti gli amici di Internet da parte di Erasmo Lombardi.